Benvenuti su 5 pane e 2 pesci, avventure di provvidenza quotidiana. Oggi parleremo di un nucleo di morte molto interessante, la castità. Ciao ragazzi, sono Alessandra di 5 pane e 2 pesci e oggi purtroppo sono sola perché Francesco è partito per un viaggio molto lontano, ma ho pensato a un ospite. Continuiamo il nostro viaggio nei nuclei di morte, ovvero per rispondere alla domanda: ma l'amore può finire? E la risposta è dentro di te. Sempre la stessa, cioè l'amore finisce per due motivi: o se non si guarda nella stessa direzione e quindi chi state insieme a fa non si è capito, oppure invece se si trovano una serie di problemi e non si hanno gli strumenti per risolverli. Allora, oggi esaminiamo uno di questi problemi, che è un problema fondamentale: la castità. Ci sono un sacco di coppie che ci vengono a trovare o che parlano con noi dopo i corsi che, mamma mia, c'è il bordello, non sai da dove li devi prendere. Allora mio marito parte subito con la domanda fatidica: ma voi vivete in castità? E lì capisci subito tutto, perché quando si vive in castità tutti i nodi vengono al pettine, e sta cosa è fantastica, perché quando incontri delle coppie che non vivono la castità e dopo decidono di viverla, ti raccontano subito: ah, il nostro fidanzamento prima era in un certo modo, dopo ha preso tutto un altro livello. Perché vivendo la castità si fa chiarezza. Casto vuol dire puro, chiaro, limpido. E tu cosa vuoi dalla tua relazione? Non vuoi una cosa bella, pura, limpida, meravigliosa, o vuoi una cosa così, che ci sta un doppio messaggio, che col corpo diciamo e però coi fatti ni? Per me, Francesco, vivere la castità è stata una cosa bellissima e fondamentale, perché ci ha dato la libertà di frequentarci senza sentirci obbligati in qualcosa. Oppure, hai presente quando lasci il ragazzo con cui hai fatto l'amore? Ti senti proprio che le hai lasciato una parte di te, cioè proprio non ti riesci a staccare. È un legame così forte che è veramente una croce dopo, è una difficoltà infinita. Invece vivere la castità ti dà una libertà infinita di dire fino al giorno prima: oh, mi sono sbagliato e non me la sento di prendere questa decisione e di sposarti, va bene. E non c'è quello strazio assoluto, perché non ci siamo compromessi con il corpo fino a quel livello. Lascio la parola al nostro ospite specialissimo, il dottor Rao, che saprà illustrarci magnificamente tutto questo argomento. Ciao! I carissimi amici di 5 pane e 2 pesci mi hanno chiesto questo piccolo spunto di riflessione. Vi presento il triangolo dell'amore. In realtà questo triangolo è stato proposto da mio collega Stenberg. Questo triangolo è prettamente psicologico e non c'entra niente la fede. La rielaborazione di Walter Trobisch di questo triangolo dà proprio appuntino per quello che ci serve a noi. Nelle relazioni di coppia entrano in gioco tre fattori fondamentali dell'uomo: il corpo, le emozioni e la razionalità. Mettiamo questi tre elementi in un bello triangolo. Nel primo vertice mettiamo le emozioni, nel secondo vertice mettiamo il corpo e nel terzo vertice mettiamo la razionalità. Ora benissimo, a cosa ci serve questo triangolo per capire come questi tre ingredienti si mischiano insieme? Perché le emozioni che vanno verso la ragione, cioè quando le emozioni si fanno addomesticare dalla ragione, abbiamo la responsabilità. Mentre le emozioni che vanno verso il corpo si chiama contatto fisico. E da questo vedremo cosa c'entra con la sessualità, perché l'apice della responsabilità in una coppia è proprio il matrimonio. Questo è il punto in cui una coppia decide di vivere insieme tutta la vita, di fare grandi progetti, grandi aspirazioni. E se tu non sei cattolico, non sei cristiano e pensi che la convivenza sia lo massimo, per adesso puoi mettere la convivenza lì, ma una convivenza seria, fatta per tutta la vita. Mentre le emozioni che vanno verso il corpo, l'apice è fare l'amore, la sessualità al massimo livello. Ma adesso, per capire come si usa questo triangolo, facciamo un bel esempio. Allora, io e Genoveffa non ci conosciamo proprio, non sappiamo proprio chi siamo. Noi stiamo in questo punto del triangolo: zero emozioni, zero corporità e zero intelletto. Beh, quello sempre, zero intelletto. Adesso io e Genoveffa ci incontriamo sull'autobus. Stiamo
a questo livello qua, perché un pochettino stiamo vicini e un pochettino abbiamo responsabilità, perché io se la rincontro per strada a Genoveffa dico quella è quella ragazza che ho incontrato sull'autobus. Poi improvvisamente dietro un angolo ci indruppiamo, le cascano i libri per terra e io gli prendo i libri, gli dico ciao io sono il dottor Rao, e lei mi dice ciao io sono Genoveffa. E allora vedi, già contatto fisico aumentato e anche responsabilità aumentata, perché adesso gli raccolgo i libri, so chi è lei, già sono più coinvolto. Ecco, vedete, ci sta un equilibrio in questo triangolo, un pochettino di contatto fisico, un pochettino di responsabilità, e poi si va avanti perché poi la invito a una festa, quindi la mia responsabilità aumenta perché io mi prendo la briga di telefonarle, di mettermi in discussione, di invitarla, di dare spiegazioni ai miei amici chi è Genoveffa, che nome strano che ha questa ragazza. Inoltre anche il contatto fisico aumenta, perché magari in un momento particolarmente romantico della serata io le sfiorerò la mano. Ma andiamo avanti, io e Genoveffa cadiamo follemente innamorati e ci scambiamo un bacio d'amore, e quindi anche la mia responsabilità aumenta, perché a questo punto ai miei amici gli devo dire mi sono fidanzato. E così via, e così via, finché a un certo punto io e Genoveffa prenderemo questa bellissima decisione di sposarci, e a quel punto faremo all'amore. La forza di questo triangolo è che ci fa capire con la capoccia che sarebbe un pochettino strano se noi creassimo un disequilibrio in queste linee. Supponete per esempio che io e Genoveffa li cascano i libri per terra e io a quel punto facciamo l'amore. Sarebbe strano, no? Non trovate questa cosa? Ma allo stesso tempo sarebbe strano se io la invito alla festa e poi le dico perché non ci facciamo un mutuo insieme? Ecco, capite? Questo equilibrio delle linee è un po' storto, non funziona, la relazione non è equilibrata e si sfascia, si spacca. Questi qua sono due esempi molto importanti e tu, carissimo amico, penserai forse sono esagerati, ma ragazzo mio, ti sincero con il cuore e vedi quante volte ti sei troppo esposto o con il corpo o con la responsabilità in una relazione che ancora non era matura. Adesso facciamo un altro bel esempio, specialmente pensato per le ragazze, perché questa cosa è una cosa che sentiamo tanto spesso. Ma supponiamo che Genoveffa non incontra un ragazzo responsabile come sono io, bensì incontra un uomo di malaffare. Che cosa potrebbe succedere in questa situazione? Potrebbe succedere che mentre la relazione cresce e si danno pure un bello bacio, a un certo punto lui gli dirà perché non vieni a letto con me? E Genoveffa rimarrà un pochettino stupita, perché dice ma come? Tu mi ti vuoi compromettere con me con il corpo al 100% quando invece ti fai gli affari tuoi per il resto della tua vita? È un pochettino strano, carissimo amico. Ma lui insiste e dice no, tu sei un egoista, perché se non vieni a letto con me mi privi di una parte fondamentale della nostra relazione, io non potrò mai capire se tu sei la donna della mia vita. E allora Genoveffa a quel punto si sente un po' in difficoltà, non sa bene che cosa deve fare, allora incomincia a fare passi indietro, dal punto dove non è arrivato incomincia a fare passi indietro, incomincia a dire ma sai Genoveffa, io non sono più tanto convinto di questa relazione, non so veramente dove ci porta. E allora Genoveffa incomincia a essere attanagliata dal terrore, incomincia a non sapere più bene cosa fare, incomincia a farsi tante domande, ma sarà giusto, ma non sarà giusto, ma forse è vero quello che dice lui, ma forse dovremmo andare a letto insieme. E allora a quel punto, mentre lui si sta allontanando, allora Genoveffa si incomincia a concedere sempre di più e sempre di più, finché a un certo punto, già quando la relazione è già completamente disequilibrata, bella sera lei dice sì dai, veramente mi voglio concedere completamente a te, e fanno l'amore. Poi la triste storia di Genoveffa finisce che il giorno dopo lui se ne va e lei, contrita nel cuore e amareggiata, dirà vedi, i ragazzi sono tutti stronzi. Ma mia cara Genoveffa, non ti sei forse chiesto, forse dovevi equilibrare la relazione e fare un passo indietro? E quindi cosa avrebbe dovuto fare Genoveffa? Questo è un problema, ma il problema si risolve semplicemente. Bisogna tener presente sempre questo triangolo, te lo devi disegnare formato gigante nella tua camera. L'equilibrio, quindi se lui si tira indietro, fa un passo indietro, anche tu devi fare un passo indietro. Se quindi lui fa un passo indietro nella responsabilità, non mi sento più sicuro, non sono più sicuro di questa relazione, non lo so cosa voglio fare con te, per equilibrare il triangolo bisogna fare un passo indietro nel
della corporeità. Quindi di solito uno fa esattamente il contrario. Per non perdere il ragazzo che finalmente ti si piglia o il ragazzo che proprio ti interessa da morire, sono 2 anni che li stai appresso e finalmente vi siete fidanzati, tu ti cedi completamente e quindi ti sbilanci con il corpo. Là casca l'asino. Mai sentito poi lui che se ne va il giorno dopo? Invece una relazione sana mantiene sempre l'equilibrio. Sempre. Quindi fai un passo indietro e ritorna l'equilibrio. Se tu non sei più sicuro della nostra relazione, va bene, ritorniamo a frequentarci, conosciamoci meglio, non ci baciamo più. Però così poi me li perdo tutti i ragazzi, perché i ragazzi sono tutti così. E no, direi io che forse le ragazze pure sono tutte così, perché se invece tu sei diversa dalle altre, punti in alto, gli dici: oh, guarda che io con te voglio fare una cosa seria, voglio che questa storia d'amore sia importante, sia bellissima, non sia come tutte le altre, quindi io voglio puntare in alto, tu cosa ci vuoi fare con me? E qua ci sono 2 opzioni: o lui scappa, non te sei persa granché, perché vuol dire che non puntava tanto in alto questo, e quindi vi accende 8 ciglia alla Madonna di ringraziamento, poi stappi una bella bottiglia con tutte le tue amiche e festeggia alla grande. Ma perché con questo qua, ma che ci fai? Cioè non c'è futuro con uno così, meglio che hai capito subito. Oppure la seconda opzione che può accadere è invece che lui rimane e dice: oh, ma guarda questa, mica è come tutte le altre, questa è una che fa sul serio nella vita e punta al top. Questa veramente, ma dove la trovo una così? Ma dove la trovo una ragazza così? Non esiste. Me la sposo io, me la sposo una così. Ma quanti ragazzi abbiamo conosciuto che davanti a una ragazza del genere hanno detto: oh, ma questa veramente? E dopo hanno fatto dei fidanzamenti e dei matrimoni che non si possono raccontare. Quanto sono belli, quanto sono belli. Perché mentre noi donne diciamo: gli uomini sono tutti stronzi che vogliono andare per forza a letto insieme, vi assicuro che i ragazzi dicono la stessa cosa: le donne sono tutte facili, ma che ci faccio? Anche i ragazzi cercano una ragazza solida, valla a trovare, ma quando la trovano, cambia tutta la storia. Ma in tutto questo la fede ancora non ci azzecca niente. Dici: no, ma se lui non è credente. E chi se ne importa? Questa è pura psicologia. E tu dirai: chiesa bigotta, mamma mia, questi qua di 5 pani e 2 pesci ancora parlano di questi argomenti, la castità, queste cose dell'Ottocento, ma la chiesa si dovrebbe aggiornare, non capisce niente di queste cose, le dicono i preti. Ma di questa roba qua non c'entra proprio niente la fede. Infatti potete trovare dei ragionamenti anche molto più interessanti di quelli di cui abbiamo parlato noi oggi in questo libro di Thérèse Argot, una sessuologa belga atea, che si chiama Una gioventù sessualmente liberata. Vi metto dopo il link qua sotto. Ma adesso andiamo a vedere che cosa dice la Chiesa di questa cosa qua. Tutti pensano che la Chiesa è bigotta, è rimasta all'Ottocento, che non ne capisce niente, ma figurati se la Chiesa mi deve venire a parlare a me, che ho 20 anni oggi, di sessualità, ma che ne sa la Chiesa? Ma poi a me il prete soprattutto mi ha detto che basta, che non è un atto d'egoismo. A me invece il prete non mi ha detto sta cosa. Come si fa a sapere qual è che dice sta Chiesa? Quello che dice la Chiesa non te lo dice né un prete né quell'altro, né io né nessuno. Ci devi andare col cervello tuo a trovare le fonti dove stanno scritte realmente le cose. E sono sempre 2: la Bibbia e il Catechismo della Chiesa Cattolica. Qua ci sono scritte tutte le cose ufficiali che dice la Chiesa. Punto. Se vuoi andare al 6° comandamento dove parla della sessualità e del corpo, troverete una cosa molto interessante. E c'è scritto così: la vocazione alla castità. Ovvero, dice, che cos'è sta castità? Scrivetelo a lettere cubitali. Castità uguale dono reciproco, totale e illimitato nel tempo dell'uomo e della donna. Hai capito? Lo ripeto: dono reciproco, totale e illimitato nel tempo dell'uomo e della donna. Quindi quando uno dice castità e dice questa roba qua, non ha capito, perché la castità per la Chiesa è dono reciproco limitato nel tempo dell'uomo e della donna. E come si vive poi questa castità? Per ogni stato di vita si vive in un modo diverso. Andiamo a vedere. Ogni battezzato è chiamato a vivere la castità, ma secondo il loro particolare stato di vita. Quindi i fidanzati sono chiamati a vivere la castità nella continenza, cioè non fanno l'amore fino a quando ci si sposa. In questa prova scopriranno il reciproco rispetto e si alleneranno alla fedeltà per poi donarsi completamente nel matrimonio, perché è un dono
abbandono totale e illimitato nel tempo. Quindi i due fidanzati sono in un momento di prova, non è una relazione illimitata nel tempo, ancora non si sono promessi sposi, quindi ancora due fidanzati non si sono presi la responsabilità totale l'uno dell'altro, quindi il dono totale del corpo aspetteranno quando si sono sposati. Per i consacrati lo stesso, i consacrati vivono la continenza, e questo per donarsi completamente agli altri, completamente, gratuitamente, senza nessun legame di nessun tipo, essendo solo di Dio e a servizio di tutti gli altri. Ma invece per gli sposi la notizia è fantastica, perché la Chiesa, quella bigotta brutta dell'Ottocento eccetera, dice, cosa che non ho mai sentito da nessun'altra parte, che gli sposi, dopo che si sono sposati in chiesa, hanno fatto la celebrazione, le fotografie, il pranzo, stappato lo champagne, si sono ubriacati con i loro amici, hanno cantato al karaoke, non sono ancora sposati finché non fanno l'amore. Infatti in Genesi 2 dice: i due si uniranno e diventeranno una carne sola, capite? Qua per la Chiesa il matrimonio è fare l'amore. Io non ho mai sentito una cosa più bella da nessun'altra parte. Quindi gli sposi, per vivere la castità, devono fare l'amore più che possono, perché il sacramento del matrimonio è fare l'amore. Quindi per rinnovare il sacramento del matrimonio bisogna fare l'amore. Questo però vuol dire essere sempre responsabili, quindi vivere la maternità e la paternità in maniera responsabile, no fa figli come i conigli, no? Ma torniamo ai fidanzati, ma a che serve sta castità? Ma perché io mi dovrei privare di sta cosa che è difficilissima da vivere? Ma come si fa? È impossibile, cioè non si può fare, è una cosa troppo difficile, è difficilissimo. Però il tuo obiettivo è puntare in alto, e a che serve vivere sta cosa? Serve a vivere una vita equilibrata, una relazione sana che punta al massimo. La cosa più bella della castità è avere la massima libertà nella relazione, perché fa l'amore è un dono totale del tuo corpo, ma è una menzogna, perché tu con il tuo corpo dici sono tutto tuo e dopo ognuno si paga la pizza sua, ma andiamo a mangiare a pizzeria. Tu non gli paghi il mutuo al tuo ragazzo, hai capito? È sproporzionato, è un doppio messaggio, cioè col corpo dici sono totalmente tua, ma poi nella responsabilità, nella vita quotidiana, ma non è proprio così. Questa roba qua crea delle tensioni infinite, certo, perché vivi un doppio messaggio, c'è una menzogna di fondo. Ma ci sono delle controindicazioni o sta castità è solo una cosa positiva? Sotto sta cosa da castità, purtroppo molte persone nascondono dei bordelli infiniti con il corpo. Ovvero, tu sei chiusa, c'hai le tue chiusure e incapacità e nascondi sotto la castità un problema serio di contatto col tuo corpo. E in questi casi devi verificare se stai vivendo la castità perché hai questo obiettivo per la relazione, eccetera. E ti devi rendere conto se stai nascondendo un problema, e c'è un problema di autostima o di ferite enormi con il tuo corpo, e ci devi mettere mano, perché se no sono cavoli. Cristianucci del 2020, la castità non è mettersi la medaglietta, oddio pure oggi le abbiamo fatte, oggi siamo riusciti a non andare a letto insieme, che insomma è chiaro che è una cosa difficile, non è la medaglietta, ma serve a fare un percorso di libertà, a portare la relazione a un livello altissimo, perché è un momento di prova, dobbiamo verificare se tu sei un uomo che voglio sposare oppure no, dobbiamo vedere le palle di entrambi. Il percorso del contatto fisico deve essere sempre una cosa graduale. Certo, non è normale se uno si sta per sposare e il massimo che ha fatto con la ragazza si è dato il bacetto, è chiaro che non è così, è una crescita graduale. E poi ragazzi miei, ve lo dico io che sono sposata da 14 anni, il vero piacere sessuale sta in una relazione matura, bellissima, nella libertà assoluta, non è quando il ragazzetto ti incontri stasera e ci vai a letto insieme. Uno così di piacere sessuale non sa proprio che cos'è. È come se tu c'hai fame e dici: ma c'ho fame, c'ho proprio i crampi allo stomaco. E che fai? Ti prendi una bella pagnotta di pane e te la mangi tutta. Sì, la pancia ce l'hai piena, ma è stato un vero piacere? Non credo. È diverso invece se tu c'hai fame, c'hai i crampi allo stomaco e cominci, vai su internet, cerchi un ristorante fantastico. Il ristorante, ti siedi, ordini. Quando ti arriva il piatto, guardi, senti il profumo,
godi, è un piacere, solo l'attesa, il profumo, il guardarlo, e quando te lo metti in bocca, mamma, quello è il vero piacere, quello è godere. Quindi il vero piacere sessuale è solo e soltanto frutto di una fortissima intimità. Ma di questa cosa ne parleremo in una prossima puntata con una persona molto esperta. Quando ti trovi il ragazzo che vuole venire a letto con te e vi conoscete da un mese, li dividi a bello, ma tu di piacere sessuale non sai proprio che cos'è. Io non è che ti voglio privare di qualcosa e tutte queste stupidaggini che mi stai a dire tu, è che io invece voglio veramente il piacere sessuale, quindi costruiamolo, che dopo. Grandissimi, ce l'avete fatta, siete arrivati fino alla fine, siete veramente degli ultra dei nuclei di morte della castità, della relazione di coppia, siete dei grandi. Questo video era lunghissimo ed era pieno fitto di roba che va un pochettino snocciolata, va un pochettino, Anzi abbiamo fatto una sintesi, perché sennò qua stavamo una settimana al video. Mia moglie ha già schedulato 4 settimane di video sulla castità, eccetera, così. La prossima settimana probabilmente ci sarà un altro video sull'intimità per approfondire. Una cosa che mi sono reso conto mentre stavo montando e guardando le clip è stata questa: non abbiamo parlato fino a dove si può arrivare, cari ragazzi. Give them a satisfaction they couldn't get any other way. Che mi sono reso conto che non abbiamo parlato, fino a dove si può arrivare, cari ragazzi, fino al naso, fino alla bocca, fino a qua, fino sotto la cinta, sopra la cinta va tutto bene, niente colpi bassi, ragazzi, noi non facciamo gli infantiloni del quarto secolo, è un cammino, non ci possiamo prendere le soluzioni magiche, ragazzi. Insomma, avete capito che la cosa non è tanto, è un cammino, è una cosa che si fa in due, è una cosa che bisogna viverla. Ma soprattutto la castità non è fine a se stessa, è per puntare in alto, per avere una relazione strafiga, è fantastico. Per imparare a vivere la tenerezza e l'intimità. E poi come ogni settimana qua sotto le vostre domande nei commenti, domande sul tema castità. Martedì come ogni settimana alle ore 16 risponderemo nella live di Instagram a tutte le domande che troviamo qui sotto. Mi raccomando, domande su questo argomento. Tutti questi video, se ti sono piaciuti, sono offerti da Offri un Caffè, questo crowdfunding di provvidenza che stiamo portando avanti, quindi grazie già a chi ci ha offerto un caffè. Chi invece non l'ha fatto e vuole continuare ancora a litigare col proprio fidanzato sui nuclei di morte può offrircelo. Un caffè al mese leva il medico di torno, leva il nucleo di morte di torno. Deficienti, no? Siamo due deficienti. A tutti quelli che commenteranno e diranno che la castità è una cosa da bigotti senza aver visto il video, perché sennò di solito è quello, provaci a vivere la castità e vedrai che è tutta un'altra storia, così imparerai il vero piacere sessuale. E anche a tutti quelli che commenteranno senza aver visto il video, noi offriremo una bottiglia di vino di mio suocero, perché veramente ne hai bisogno. Ragazzi, l'argomento è vastissimo, ci abbiamo provato a dire le cose che più ci venivano in mente, che ci sembrano le cose più importanti. Ci vediamo martedì con la live, le domande vanno qua sotto nei commenti e poi sabato prossimo continuiamo questo viaggio nei nuclei di morte. Per ora un bacione, ciao! Ciao! Grazie per essere stati con noi, per approfondire vai sul nostro blog all'indirizzo 5p2p.it, dove troverai articoli e testimonianze sull'amore, la vita di coppia, la relazione con Dio e tutto quello che serve per vivere una vita piena. Ciao!